Buongiorno. Buongiorno a tutti. Quante belle facce vedo stamattina. Anche un paio meno. Vabbè, tutte belle, dai. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno, ben arrivati. Qualcuno di noi è ancora in coda per il vaccino e pian piano arriverà. Sono le cose che ci aspettano in questa fase della nostra vita. La seconda domenica dell'anno, e poi da qui in avanti, di solito dopo il 6 gennaio, non si contano più, dopo il 6 gennaio comincia ufficialmente, si va avanti e si vivono il resto delle settimane una dietro l'altra. Questa è ancora la seconda, siamo ancora un po', qualcuno ancora un po' in mezza festa, domani tutti, chi va a lavorare, basta, finita la vacanza. E anche stamattina ci prendiamo il tempo di essere qua insieme e lodare e adorare Dio per come se lo merita. Vi volevo leggere un pezzettino in Michea. Michea è uno di quei profeti verso la fine dell'Antico Testamento in cui raramente ci si imbatte. Però anche Michea ha avuto un sacco di cose molto interessanti da dire. E tra le cose molto interessanti da dire, sempre cercando diciamo un argomento per inserire questo tempo che passiamo insieme, no? Cioè con che atteggiamento veniamo? Questa è l'idea con cui io cerco queste piccole citazioni. Qual è l'atteggiamento con cui veniamo? Non tanto fare viene dopo, no? Come mai che vengo e non mi accontento di stare a casa a guardarlo su Facebook, ok? Qual è l'atteggiamento? Che poi è quello che fa veramente la differenza, no? L'atteggiamento, come sappiamo bene, anche coi figli, eccetera, è difficile instillare un atteggiamento. Se ne può parlare, si possono creare le condizioni di base, no? Ma quello che ci muove è veramente l'atteggiamento. E Michea, al capitolo 6, se siete di quelli che sfogliazzano e cercano, Michea capitolo 6, al versetto 6, quindi è anche piuttosto facile, Michea 6:6, dice: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Una domanda bella aperta che invita, e ci fermiamo qua e tutti cominciano a ragionare, no? Ok, con cosa vengo in presenza del Signore? Che cosa porto in chiesa la domenica, cosa faccio, perché, cosa, no? Questo è l'atteggiamento che invita questa domanda di Michea, è per quello che c'è, è normale. E poi va avanti e suggerisce delle risposte, non da parte di Michea, Michea qui scrive, no? Michea prende appunti, ma da parte di Dio. La domanda è fatta dalla parte dell'uomo e anche le risposte sono fatte dalla parte dell'uomo, ma in realtà ve lo dico già alla fine, per fare breve, ve lo spoiler, vi spoilerò alla fine. Alla fine si capisce che è Dio che suggerisce. E le risposte sono: verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Cioè, mi porto in chiesa della roba io da offrire a Dio? Me la porto lì, mi porto gli olocausti, allora questo qua lo tengo lì, così poi domenica, le regole. Gradirà il Signore migliaia di montoni, miriadi di fiumi d'olio? Eh sì, perché se tutti si portano un montone, un barattolino d'olio, alla fine vengono dei greggi, vengono dei laghi d'olio e Dio si commuove, Dio dice no, beh, allora sì, no, allora sì. Quanti greggi di montoni hanno offerto quelli lì? 23. No, beh, allora si meritano effettivamente. Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie fisce per il mio peccato? Chiaro riferimento a quando è successo o simil successo nel corso della Bibbia. E a parte questo riferimento, proprio il concetto di dire: ma mi devo sacrificare, devo trovare il meglio che ho, devo arrivare con questo atteggiamento? No, non cose sbagliate, eh? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. In realtà lo sai.
quindi? Che altro richiede da te il Signore se non che pratichi la giustizia, che ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Cioè, che cosa hai da portare in chiesa? Niente. Che cosa ti richiede Dio se non cosa? Che pratichi la giustizia, che ami la misericordia, bellissimo gioco di parole su cui adesso non ci fermiamo, e cammini umilmente col tuo Dio? Ecco che cosa ti si richiede, ecco qual è l'atteggiamento che avresti dovuto avere stamattina, ieri, l'altro ieri, la settimana scorsa, ecco quali sono i passi preparatori, se ti interessa saperli, per arrivare alla domenica mattina, in questo esempio, in un modo che piaccia a Dio e che faccia bene anche a me e a te. Se te lo sei mai chiesto, questi sono i passi preparatori, ok? Non il vestito, non la doccia, che sicuramente aiuta, non questo, non quello, va bene per carità, ma quello che veramente importa, quello che Dio ti chiede, che altro richiede da te Dio? Sottinteso, niente. Dio non chiede altro da te che tu pratichi la giustizia, che fai quello che si deve fare, che ami la misericordia, gentile, misericordioso, il cuore misero, misericordia, cuore misero, cioè umile, disposto verso gli altri, flessibile, amabile, e cammini umilmente con il tuo Dio. E questo include tutto ciò che è imparare da Dio, mettere in pratica i suoi comandamenti, vivere con gli altri, ok? Dio non ti chiede altro. Non mi chiede altro. Benvenuto stamattina a chi è così. E chi non è così come me, benvenuto lo stesso. Perché questo è anche il momento per risistemare le cose, per riaccordare gli strumenti scordati, per aggiustare gli orologi che vanno indietro. Perché Dio non mi chiede altro che comportarmi con giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente con Lui. Mi piace pensare alla domenica mattina come a un momento di un momento in cui effettivamente dopo la settimana, dopo il percorso che abbiamo fatto durante la settimana, ci avviciniamo ad un pozzo e ne riceviamo acqua fresca. Il fatto di stare lontani dal Signore vuol dire già di per sé stare lontano dalle benedizioni del Signore, da tutto quello che esso comporta. E cominciare con questo inno a cui ho pensato stamattina vuol dire proprio questo. Arrivare qui vuol dire ricercare un padre fedele, miracoloso, che tocca ogni cuore e ci trasforma. Quindi già il fatto di essere qua stamattina o essere presente online e seguire questo culto vuol dire che vuoi essere toccato dal Signore, vuoi essere guarito, vuoi essere trasformato in Lui e vuoi veramente che Lui ripari il tuo cuore. E allora se è così, sei nel posto giusto. Se è così, hai già fatto quel primo passo verso il Signore che Lui richiede e Lui è pronto a braccia aperte ad accoglierti. Cominciamo quindi a lodare il Signore. Con questo è chi tu sei. Adoro te.
fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Adoro te, adoro te, tu sei qui, guarisci ogni cuore, adoro te, adoro te, sei qui, le vite tu trasformi. Luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Tu sei fedele, miracoloso, apri il cammino, luce nel buio, mio Dio, questo è chi tu sei. Per averci raccolti anche questa mattina alla tua presenza. E se ci domandassimo, Padre, chi sei tu? E noi passassimo tutta la nostra vita a cercarti in mezzo alle scritture, a cercarti nel firmamento, nell'universo, in tutto ciò che c'è di più in mezzo, ecco, noi avremo trovato e conosciuto una piccolissima parte di te. Perché tu sei immenso, Signore,
non potremo mai riconoscere, mentre saremo su questa terra, chi sei tu. Ma lo sapremo un giorno, quando saremo alla tua presenza. Allora conosceremo l'immensità del tuo amore, l'immensità della tua grazia, l'immensità del tuo essere, perché sappiamo che il mondo e i mondi dei mondi non ti possono contenere, tanto sei grande. E la profondità degli oceani, i più profondi che ci sono, mi pare oltre 11.000 metri nella fossa delle Marianne. Ecco, il tuo amore e la tua grazia sono ancora più profondi dell'immensità del tuo amore. Signore, ti ringraziamo. E soltanto tu ci puoi rivelare chi tu sei, Signore. Noi abbiamo conosciuto soltanto una piccolissima parte di te, ma per tua grazia potremo conoscere interamente te, la tua grazia, il tuo perdono, tutto ciò che tu sei, quando saremo alla tua presenza, quando la tua luce brillerà nei nostri occhi. Signore, mi venga a piangere a pensare tutto questo, ma Signore, sapremo chi veramente tu sarai. Allora, prostrati davanti ai tuoi piedi, Signore, potremo ringraziarti, adorarti, glorificarti e stare alla tua presenza per sempre. Grazie, Signore, nostro Dio, nostro tesoro. Non c'è un tesoro più grande di te. E ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo di averci dato la salvezza non per noi, ma soltanto per mezzo del tuo figliolo Gesù, che ha sacrificato la sua vita per noi. Grazie, Padre, grazie. Amen. Amen.
Se noi siamo con te, nessuno, ma nessuno potrà essere contro di noi. E se qualcuno sarà contro di noi, tu sei sempre pronto lì ad aiutarci a sconfiggerlo. L'ho letto tantissimo in questi ultimi giorni. Ne sono sempre più sicura di questo. Grazie per questa fermezza, grazie per questo incoraggiamento che mi dai ogni giorno, Signore. Anche con questo virus che ci sta mettendo alla prova, ma tu sei più forte di questo virus. E sono sicura che prima o poi ci aiuterai a uscirne fuori. Ma se in questo momento c'è, vuol dire che c'è un motivo. Oh Signore, grazie perché tu sei sempre con noi. Grazie perché tu combatti con noi. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua perseveranza. Grazie per le tue promesse che ci fai ogni giorno e mantieni ogni giorno per noi, oh Signore. Ma soprattutto grazie perché su quella croce c'eri per il nostro amore, oh Signore. Per tutto l'amore che tu hai per noi, oh Signore. Per la pazienza, per il sacrificio che davvero tu hai fatto solo per amore nostro, Signore. Sì. Anche se all'epoca noi non lo meritiamo e non lo meritavamo, ma tu l'hai fatto per amore, Signore, perché tu sei il Dio di amore. Aiutaci davvero ad amare tutte le persone che ci stanno intorno, i nostri vicini, i nostri familiari, i colleghi di lavoro, Signore. Aiutaci davvero a essere misericordiosi, come ha detto Andrea stamattina. Davvero, mettici questa cosa nel nostro cuore, a essere come te, a insegnarci ogni giorno con il tuo amore, la tua perseveranza, a essere come tu ci vuoi, Signore. Grazie per questo nuovo anno che tu ci hai messo davanti. Riempici di benedizioni e illuminaci veramente i nostri occhi, apri i nostri occhi per farci vedere veramente tutto quello che tu vuoi per noi, Signore. Ti ringrazio e ti benedico nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Niente è impossibile per lui. Le catene spezzerà. Con te, Gesù, noi vinceremo. E nelle difficoltà più forti sei con me. Con te, Gesù, noi vinceremo. Questo inno che andiamo a cantare ora si incastra bene con la preghiera di Vittoria. Ed è proprio vero. Dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo un grande Dio al nostro fianco. Un Dio per cui niente è impossibile. L'abbiamo cantato finora. E che è pronto veramente a spezzare le nostre catene. Semplicemente dobbiamo volerlo, dobbiamo voler uscire da questo stato di schiavitù, di questo stato di ansia perenne, abbandonare tutto ciò che è il nostro peso a lui. E anche il virus, anche la difficoltà economica, anche tutto quello che ci può circondare non è abbastanza grande perché lui non possa intervenire nella nostra vita. Questo deve essere chiaro e ben presente alla base del nostro modo di porci, del nostro modo di vivere. Siamo più che vincitori in te, Signore. Quanta speranza più non ho.
ma noi non abbiamo bisogno di olocausto, non abbiamo bisogno di nulla. Noi chiediamo se fate, Signore, di essere salvati, guariti da ogni malattia. Ma Signore ci ha dato questa gioia di avere questa grazia, di poter essere veramente salvati, tramite la tua grazia, Signore. Che dire di più? A volte mi capita, non so se a voi è successo, di sognare con gli occhi aperti. Capita, a me tante volte. Sogno con gli occhi aperti e mi vedo lì come il Signore. Allora mi domando, Signore, perché avvengono tutte queste cose qua? Perché succede in questo mondo? Il peccato. Il peccato sovrabbonda il mondo. Il peccato continua a operare negli uomini. Il peccato è dentro, radicato nella carne degli uomini. Signore, queste avvengono, e purtroppo ci sono. Allora mi domando, Signore, salvami, salvaci da questi ieri, da questi momenti. Molto difficile, molto impertinente. Difficile che non sappiamo più come fare, non sappiamo più come trovare un rimedio in tante cose. Allora mi è venuto in mente anche il passo della Bibbia, in Matteo capitolo 6. Voi dunque, pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché il tuo regno è la potenza e la gloria in eterno. Amen. Amen. Signore, è proprio vero. È proprio vero, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È vero, Signore, abbiamo bisogno. Non chiediamo a te, Signore, tu non chiedi niente a noi, a te, Signore. Da noi non chiedi niente. Ma siamo sempre noi che chiediamo a te, Signore, la salvezza, tante cose, il nostro bisogno. Ma qual è il nostro bisogno oggi? Il nostro pane quotidiano. Oh, Signore, ti ringrazio, Padre, perché oggi sono salvato. In questo momento, Signore, ti ringrazio perché mi hai soccorso. Oggi, in questo momento. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto e eterno. Amen. Amen. E neanche vero, Signore, che dove il peccato abbonda, la tua grazia è sovrabbondata e sovrabbonda sempre. Alleluia. Amen. Adesso mi sentite bene. Bisogna dire la verità. Allora, partiamo. 3, 2, 1. Anno nuovo, vita nuova. Non l'avevate mai sentita questa cosa qua? Quello che non avete mai sentito però è che anche nella Bibbia c'è questa espressione qua. No, scherzo, in realtà no. Non con queste parole almeno. C'è un versetto che più o meno le incarna. Vediamo se funziona. Non funziona? Funziona? No? Fate voi quindi? Ok, vado. No? Fate voi se volete. Aspetto. Io seguo ordini, tranquilli. Seguo le istruzioni. Eccoci qua. Allora, vado avanti. Sono andato indietro. Ok, bene, ci siamo. Allora, anno nuovo, vita nuova,
in bibliese, in bibbiese, Romani 6,14, perché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Anno nuovo, vita nuova. Cosa voglio dire con questo? Fatemi entrare più nel dettaglio. L'inizio del nuovo anno, siamo al 9 di gennaio, è tradizionalmente un'epoca nella quale si riflette su ciò che è passato e su ciò che è ad avvenire, su ciò che è vecchio e su ciò che è nuovo. E quindi non posso pensare ad una occasione migliore per esplorare la differenza fondamentale tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Perché c'è un Antico Testamento e un Nuovo Testamento? Cosa vuol dire per noi che esiste ancora nella Bibbia un Antico Testamento nonostante ci sia quello nuovo? E la differenza fondamentale tra Antico Testamento e Nuovo Testamento ha una un'importanza molto alta per coloro che si definiscono cristiani. Il nostro modo di concepire questa differenza cambia completamente il nostro modo di vivere la fede cristiana. Faccio una parentesi prima di addentrarmi nella predica, anche perché dall'inizio della pandemia, grazie a Dio, queste parole vengono ascoltate anche da gente che è nuova al cristianesimo oppure non lo conosce. Quindi quando, fatemi spiegare, queste cose le sapete già, ma fatemi spiegare. La parola testamento, quando diciamo Antico Testamento, Nuovo Testamento, non si riferisce al testamento legale che uno fa quando va dal notaio per passare l'eredità a qualcuno. No, si riferisce al concetto di patto o di legge. Quando diciamo Antico Testamento, diciamo l'antico patto, l'antica legge data da Dio al popolo di Israele. Quando diciamo Nuovo Testamento, ci riferiamo al nuovo patto fatto con Dio, con noi, con tutti coloro che vivono in questo mondo, e la nuova legge per la quale dobbiamo vivere. Quindi, fatta questa premessa, iniziamo. La differenza tra Antico Testamento e Nuovo Testamento è molto semplice. La differenza fondamentale è che l'Antico Testamento è finito e il Nuovo Testamento è in vigore, ancora oggi, e lo sarà fino alla fine dei tempi. E questa è la differenza. Una differenza molto semplice, eppure nella sua semplicità è importante capire il significato di questa differenza, perché cambia completamente il nostro modo di vivere la fede. Infatti ancora oggi, pensate, ci sono cristiani che credono o hanno paura di commettere qualche peccato se incappano in una di queste condotte. Per esempio, non indosserai vestito o tessuto con due materiali diversi. Questo è scritto in Levitico 19:19. Se, ma non so se questo maglione è totalmente cotone, forse no, forse sono un peccato ambulante anch'io. Però se indosso avete dei pantaloni, una giacca, una maglietta, fatta di due tessuti diversi, mi dispiace, siete in peccato, ok? Non mangerete conigli, dillo a un ligure di non mangiare coniglio. Levitico 11:5. Non mangerete maiali, dillo a un ligure di non mangiare maiali. Mio papà ha letto questi due versetti, quasi gli dà un colpo. Levitico 11:7, di nuovo, Antico Testamento. Non ti taglierai i capelli ai lati del capo, né ti raderai la barba. Levitico 19:27, un'altra legge. Io mi faccio la barba ogni 4-5 giorni, poi devo pregare, Signore perdonami per essermi fatto la barba. Ma sì, voi ridete, però c'è gente che ancora ha il dubbio, cristiani che ancora hanno il dubbio se fare queste cose è peccato o no. Queste e altre, perché poi, come ben sapete, ci sono altre norme nell'Antico Testamento molto più serie di queste, norme per cui noi dovremmo ogni giorno andare in strada e lapidare gente a caso. E una delle critiche più comuni che fanno i non credenti a coloro che professano il cristianesimo è quello di mettere in pratica una finta moralità, una finta morale, cioè seguire solo certi comandamenti, quindi non rubare, non uccidere, non dire il falso, e ignorarne altri a piacimento, come questi e altri ancora, e scegliere solo quelli che ci convengono di più. Alla fine, perché sì, ti dico non mentire, non uccidere, però perché continuo a mangiare coniglio?
non è un'apparente contraddizione? In realtà no, e andiamo a vedere perché. La ragione è che l'Antico Testamento è un patto esclusivo, quindi non inclusivo, esclusivo, nel senso che ci sono persone che rimangono fuori da questo patto, tra Dio e il popolo di Israele, fatto con Abramo, Isacco, Giacobbe 3.000, 4.000 anni fa. E si riferiva solo al popolo di Israele. Pochissimi potevano entrare a far parte del popolo di Israele, e i pochi a cui veniva concesso dovevano rispettare tutta una serie di requisiti fisici, tra cui, per gli uomini qua presenti, uno molto doloroso, che è la circoncisione, che in Israele fanno appena nati, quindi non te ne ricordi neanche, però se oggi volessimo far parte di questa religione dovremmo purtroppo passare questa pratica medica, chiamiamola così. Invece oggi abbiamo un nuovo patto. Il Nuovo Testamento è il nuovo patto fatto con Gesù Cristo, il quale ha portato a compimento quell'antico. L'Antico Testamento è compiuto. Alla luce del nuovo patto il vecchio è passato e nessuno è più soggetto alla vecchia legge. Nessuno. Nessuno. Lo vediamo in vari passaggi. Paolo ci dice in Romani 7,6: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, quindi essendo morti alla legge che ci teneva soggetti, all'Antico Testamento, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Il nuovo regime dello Spirito è il Nuovo Testamento, quello vecchio della lettera è l'Antico Testamento. Ebrei 8, versetti 8 e 13. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, qua sta citando Ezechiele, il libro di Ezechiele nel Vecchio Testamento. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico invecchia ed è prossimo a scomparire. E poi ancora in Galati 3, 24, 26, così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. E questi tre sono iconici, ma ce ne sono altre decine che dicono questa stessa cosa qua. Il Vecchio Testamento è passato, è compiuto, mentre il Nuovo Patto è ancora in vigore ed è per tutti noi. E quindi la domanda seguente è: allora cosa ne facciamo dei comandamenti? Onorare il padre e la madre, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, cosa ne facciamo, visto che sono nel Vecchio Testamento ed è passato? Nonostante fin dal giorno del sacrificio di Gesù nessuno dei comandamenti dell'Antico Testamento è valido per se stesso, molti di loro si ripetono naturalmente, è la conseguenza naturale nel Nuovo Testamento. Ma non perché sono parte dell'Antico Testamento, ma perché fanno parte di quella che in certi passaggi biblici, per esempio in Prima Corinzi o in Galati, è conosciuta come la legge di Cristo. Comunemente, popolarmente, anche forse in modo incorretto, anch'io la conosco così, molte persone la conoscono come la legge dell'amore. Ok? Matteo 22, 37, 40. Questo è un passo molto interessante perché, apro una parentesi, la lingua ebrea, o almeno quella antica, non so se quella odierna sia lo stesso, per quella odierna sia lo stesso, la lingua ebrea è una lingua molto scarna, o almeno quella scritta, nel senso che l'autore non scrive assolutamente niente che non sia necessario che il lettore debba sapere, ok? Quindi quando vediamo i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, è l'autore che dice: ah, sappiatelo, Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei. È molto interessante questa cosa qua. Si radunarono perché aveva chiuso la bocca ai sadducei, che erano gli avversari dei farisei, quindi volevano fare un po' gli sboroni, come dicono a Milano.
Si radunarono e uno di loro, dottore della legge, altra cosa che dobbiamo sapere, questa persona era un dottore della legge, quindi una persona che conosceva la legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, questo è il grande, è il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Tutta la legge e i profeti uguale Antico Testamento. Quindi l'Antico Testamento dipende da questi due comandamenti. Ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso. Ogni singola regola etica e morale del Nuovo Testamento viene da questi due comandamenti. Infatti, se amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, crediamo in Lui, crediamo nel Suo amore, nel Suo sacrificio, nella Sua promessa di salvezza e redenzione, crediamo nell'ordine naturale e morale da Lui creato, quindi la prima sfera, e la seconda sfera, chi ama il prossimo come se stesso, non uccide, non ruba, non evade le tasse, non insulta, non inganna, non adultera, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il nostro manuale di istruzioni. E si trova esclusivamente nel Nuovo Testamento, non più nell'Antico Testamento. Tutti i nostri comandamenti, le nostre regole morali, le nostre regole etiche, il nostro fondamento di fede, come dobbiamo comportarci, viene da questi due comandamenti. E tutto il resto si deduce è conseguenza di questi due comandamenti. Quindi non è che non uccidiamo perché nell'Antico Testamento dice non uccidere, no, non uccidiamo perché amiamo il prossimo come noi stessi. Non è che non mentiamo perché nell'Antico Testamento c'è scritto non mentire, no, non mento perché amo il prossimo come me stesso, e così via. E quindi Gabri, ma l'Antico Testamento quindi non ha più importanza? No. No, nel senso che non è vero che non ha importanza. È ancora importante, anzi, è molto importante. Matteo 5,17, Gesù stesso, è Gesù che parla, dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Legge e i profeti uguale Antico Testamento. Non pensate che io sia venuto per abolire l'Antico Testamento. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. E quindi portare a compimento è molto diverso da abolire, cancellare, rimuovere, eliminare, ogni altro sinonimo che possa venirvi alla mente. Portare a compimento significa raggiungere lo scopo per cui l'Antico Testamento è stato creato, per cui tutto quello che è successo nell'Antico Testamento è successo, dimostrare l'importanza del Vecchio Patto, perché è attraverso di esso che Gesù è stato annunciato. È in Ezechiele, è in Geremia, è anche in certe parti di Daniele che ci si dice che verrà un Messia, e questo Messia farà questo, 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 questo e questo, e lo riconoscerete perché questo, questo, questo e questo. È grazie all'Antico Testamento che sappiamo che Gesù è il Cristo, è il Messia, è l'agnello di Dio morto per i peccati del mondo, perché potessimo avere redenzione. Romani 10,4, Paolo ci dice: perché il fine della legge, quindi lo scopo della legge, è Cristo, per la giustificazione di chiunque crede. Quindi è come se l'Antico Testamento, tutto ciò che è successo nell'Antico Testamento, dalla Genesi a Malachia, credo che Malachia sia l'ultimo libro, anche se non in ordine cronologico, è successo per arrivare a Gesù. E questa è l'importanza dell'Antico Testamento. Nonostante noi, come cristiani, oggi fondiamo la nostra fede, il nostro modo di vivere, le nostre regole di vita, la nostra morale, la nostra etica, solamente, e dovremmo farlo solamente, sul Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, l'importanza dell'Antico Testamento è che ci dice, ci conferma, ci dimostra che Gesù è il Cristo, è il Messia, e che è già venuto per salvare noi e per darci redenzione. Io non pretendo
di venire qua a dire cose che non sapete. Sono sicuro che questa cosa la sapevate già. Però mi sembrava molto, molto importante, molto anche affascinante riflettere su questo concetto nel passaggio da un anno vecchio a un anno nuovo. Quando Cristo è nato, quando Cristo è morto, in realtà, la morte di Cristo ci ha portato un nuovo testamento, una nuova legge, un nuovo anno, una nuova vita, anno nuovo, vita nuova. E quindi cosa significa tutto questo per noi oggi? Mi piacerebbe sentire qualche risposta, qualche opinione. Cosa significa sapere questa cosa qua? Come cambia, come dirige la nostra vita cristiana? Sapere che non dobbiamo più stare sotto l'Antico Testamento, non siamo più legati, incatenati dalle norme dell'Antico Testamento, ma siamo sotto la legge di Cristo, la legge dell'amore. Cosa significa tutto questo per noi? Vorrei sentire qualcuno, qualche opinione, se no poi vi do la mia. E finiamo. E iniziamo con la Santa Cena. Diciamo con la legge che si diventa più leggero, perché noi viviamo con Cristo, quindi le nostre leggi, cioè le leggi che vengono poste, chiaramente adesso le ha, diciamo, prese sulle spalle di Cristo. Il gioco della legge diventa più leggero, le leggi comunque ci sono, ma Cristo le porta sulle sue spalle. Esatto. Grazie Gianni, questo è vero. Qualche altra opinione o qualche altra risposta? Sonia? Questo Nuovo Testamento comprende il Vecchio, ci aumenta, ci fa sentire che siamo più responsabili, aumenta il nostro senso di responsabilità. Il Nuovo Testamento contiene anche l'Antico Testamento e ci fa sentire più responsabili, ci fa sentire più responsabilità. Oggi con il confronto agli altri. In confronto a Dio e in confronto agli altri, questo è vero. Perché? Perché i comandamenti dell'Antico Testamento sono centinaia. Come fa uno a rispettarli tutti? È impossibile, Gesù stesso dice, è impossibile rispettare tutto, tutti i comandamenti. Non sono solo 10, sono centinaia. E quindi come fa uno veramente a vivere cercando di rispettarli tutti? È impossibile. Tra l'altro lo standard di Gesù è molto più alto di quei comandamenti lì. Gesù dice, sì, avete letto che c'è scritto non commettere adulterio, ma io vi dico che se anche desiderate qualcuno nella vostra mente, state commettendo adulterio. Quindi lo standard di Dio, quando ha dato la legge, è ancora più alto di quello che c'è scritto. E grazie al Nuovo Testamento non siamo più legati, non siamo più incatenati a queste centinaia di norme che avevano a che vedere con la purificazione della persona prima che Gesù venisse, quando il peccato ancora era la malattia principale, qualcosa dal quale l'uomo non poteva scappare di per sé, poteva farlo solamente attraverso la morte di qualcun altro, di qualcos'altro, un sacrificio, i sacrifici che si facevano nei rituali antichi. Grazie Sonia. Qualcun altro? Questa cosa mette in luce l'idea che il rispetto della legge, il rispetto di tutte queste cose, non è più la causa dell'amore di Dio, che è veramente avvilente. È come se uno pensasse che i tuoi genitori ti amano solo se studi. È terribile. È terribile. È sbagliato. Il rispetto delle regole, delle leggi, cioè, è una conseguenza. È perché, e siccome i tuoi genitori ti amano, che a te viene voglia di studiare, di comportarti, o siccome tua madre, tuo padre, tua moglie, è una conseguenza, non è una causa, e cambia completamente la storia. Non sei più il tipo che deve andare in chiesa a rabbonire un Dio che non sa mai, no, il Dio si è già rabbonito, ha pagato Gesù, tu ci vai perché sei contento, sei grato. Rispettiamo la legge non per piacere a Dio, non per cercare l'amore di Dio, ma visto che abbiamo l'amore di Dio, allora rispettiamo la legge. Sì. Per me significa non avere il peso costante, come ho già detto prima, di dover rispettare centinaia di norme, alcune delle quali assolutamente in disuso. Come ho detto prima, se dovessimo seguire ancora le norme dell'Antico Testamento, allora ogni volta che troviamo qualcuno a fare qualcosa per cui l'Antico Testamento prescrive la lapidazione, dovremmo uscire tutti noi in gruppo, prendere una pietra e andare a tirare pietra a qualcuno, o a noi stessi, come diceva Gesù.
senza l'ansia di doverci chiedere costantemente se stiamo facendo abbastanza per piacere a Dio. Abbiamo il privilegio di vivere secondo la legge di Cristo o la legge dell'amore, sia verso di noi che verso gli altri. Se ricordate infatti la predica che ho fatto un paio di mesi fa sulla salvezza, la salvezza non si perde perché siamo giustificati per grazia, non per opere. E questo grazie al nostro Signore Gesù, che è morto come compimento dell'Antico Testamento, quindi non l'eliminazione dell'Antico Testamento, non la cancellazione dell'Antico Testamento, ma il compimento, l'aver portato a termine tutto quello che l'Antico Testamento doveva fare, e come inizio del Nuovo Testamento, fino alla fine del mondo. Gianni, possiamo iniziare con la Santa Cena, se volete? Signore, quando prima di morire ha detto tutto compiuto. Quindi, tutto è compiuto. Questo è il compimento di tutto. Sì. Quando Gesù è morto, come dice Umbe, il Signore Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto. Tutto è compiuto. La legge è stata compiuta. Tutto quello che doveva essere è stato compiuto. Tutto quello che viene adesso è in più. È grazia. Non c'è, come dire, non c'è più nulla da aggiungere. Grazie Enzo. È come una fattura pagata, un timbro messo sopra. Una fattura pagata, un timbro messo sopra. Quietanzata, questi termini giuridici, grazie. Una fattura quietanzata, la quietanza di pagamento, assolutamente. La Santa Cena ha un significato particolare, è la memoria che facciamo del sacrificio di Gesù. E perché dobbiamo fare memoria del sacrificio di Gesù? Per ricordare, numero uno, che la salvezza è venuta a questo mondo. Abbiamo redenzione grazie al sacrificio di Gesù. E numero due, visto che la salvezza è venuta a questo mondo, visto che la grazia è venuta a questo mondo, non sottostiamo più alla legge, non sottostiamo più all'Antico Testamento, ma siamo entrati nel Nuovo Testamento, nella nuova legge, nel nuovo patto. Quindi se tutti abbiamo il pane, prendiamolo insieme, questo è il simbolo del corpo di Gesù spezzato sulla croce per noi. E il vino è il simbolo del sangue versato da Gesù sulla croce per noi.
che è diventato vino, che facciamo un Dio di mercoledì, un venerdì e i veri amici. Un tacchino di veri amici, si può dire. Mi piace ricandidare anche oggi, perché un vino buono, un vino bello, uno che parla di amore, di pace, di gioia. Un Dio grande. E anche molto orecchiabile e faccia riparare. Signore, grazie perché anche oggi sei stato veramente qui in mezzo a noi, grazie perché, come ho detto all'inizio, venire qua la domenica mattina è veramente come arrivare ad una fonte e togliersi l'arsura, togliersi la sete, togliersi la fame, Signore. E grazie perché anche oggi l'abbiamo sperimentato. Chi è qua l'ha sperimentato in prima persona, chi è a casa l'ha sperimentato attraverso Facebook. E Signore, io ti voglio pregare per quelli che invece non sono qua, quelli che non hanno partecipato con noi a questo momento speciale in cui tu veramente eri in mezzo a noi e hai parlato attraverso Gabriele, Signore.
voglio veramente pregarti per ogni singola persona che ha scelto o purtroppo non è potuta essere presente, e veramente che possa leggere nel loro cuore, che possa agire nel loro cuore, che possa veramente renderli più malleabili, renderli anche più ben disposti ad essere presenti alla tua, al tuo momento, al momento che rendiamo sacro qua la domenica mattina, Signore, con te al nostro fianco. Nel tuo nome. Amen. E a proposito di stare alla presenza del Signore, come ho detto fin da subito, non è solamente una cosa che si fa la domenica mattina. La domenica mattina è più speciale probabilmente di altri momenti, ma è solamente, diciamo, l'apice di un percorso che si fa durante la settimana. E quindi vorrei terminare dandovi gli annunci che voi tutti ormai conoscerete a memoria. Quindi il primo annuncio qual è? Ok, chat di preghiera, domattina dalle 8 alle 9, chiunque abbia piacere di essere inserito nella chat lo faccia, chieda a Samuela tranquillamente di essere inserito. È veramente un momento di condivisione, un momento di preghiera reciproca, è uno dei comandamenti del Signore: pregate l'uno per l'altro, sostenetevi l'uno per l'altro, siamo veramente una catena, collegati uno all'altro, quindi viviamo in questo modo la nostra cristianità. La cristianità non è una fede che si vive singolarmente, è controcorrente rispetto al normale pensiero quotidiano del io basto a me stesso, ma è veramente qualcosa che ci lega uno all'altro e tutti insieme siamo legati verticalmente al Signore. A spasso con Gesù, mercoledì sera alle 19, i nostri incontri nel quale appunto leggiamo la Bibbia, ma non è uno studio vero e proprio come possiamo intendere, ma anche un momento piacevole di condivisione, di volontà di parlare, di dare anche la propria versione su quello che è il passo biblico. Quindi è veramente una camminata con il Signore al nostro fianco nel suo percorso. Happy birthday, oggi no, scusate, il 10 gennaio è il compleanno di Isabella Corsaro e il 15 gennaio di Riccardo Panfili. Congratulazioni. E direi l'ultima slide, giusto? No, ce ne sono due ancora. Cosa puoi fare con noi? Aiutaci a fare la differenza con amore. È il rinnovo delle adesioni, la quota annuale all'Unione Evangelica per la Solidarietà. È un'azione che, come diceva prima Salvatore, è presente e viva nella nostra città, quindi qualcosa direttamente a chilometro zero, come piace oggi, e raccoglie le quote Salvatore. Quindi se avete piacere di partecipare, se avete piacere di conoscere qualcosa di più di questa azione, chiedete a Salvatore dopo il culto, sarà ben disposto anche di raccontarvi qualcosina in più e darvi indicazioni sulla quota e tutto. Ultima slide. Penultima, mi fate i tracobetti? Penultima, è sempre la penultima, andiamo avanti ad oltranza. Questa qua è una slide che a volte viene inserita, a volte no, ma che deve essere sempre ben chiara nella nostra mente. Il fatto di essere qua stamattina, di essere arrivati alla fonte, vuol dire anche che c'è un posto dove andare e dove poterci radunare tutti insieme. La benedizione che ne ricaviamo è immensa, lo sappiamo, lo sentiamo già dentro di noi, l'abbiamo vissuta con Gabri prima, l'abbiamo vissuta col gruppo Lode e anche con l'introduzione di Andrea oggi. È una cosa che si ripete ciclicamente ogni domenica, ma chiede... Per essere fatta ha bisogno chiaramente anche di un supporto economico per la location, per le bollette e tutto quello che abbiamo messo in lista che vogliamo essere per la Chiesa con la C maiuscola. Quindi anche tutto ciò che è donazioni, missione, sostegno e supporto alle Chiese nel mondo e ai missionari. Quindi donate, 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 ma donate con gioia. Ok, quindi veramente mettete davanti alla vostra vita la volontà di essere
una macchina in funzione, un piccolo ingranaggio di questa macchina, perché veramente il Signore vuole che tu sia un donatore, ma vuole che sia gioioso nel farlo. Assemblea di Chiesa 2022, il 31 di gennaio, direi che si spera che le cose vadano sempre meglio e che in realtà ci si possa vedere in tranquillità, in modo anche abbastanza rilassato. Quello che dicevo all'inizio del culto è vero, nel senso, viviamo delle situazioni difficili da affrontare, in primis per noi che abbiamo delle scelte da dover fare, ma vogliamo farle veramente alla gloria di Dio. Questo è un punto fondamentale. L'assemblea di chiesa non è solamente assemblea di chiesa, quindi non è solamente un momento in cui ci si mette d'accordo su che cosa si vuole che la chiesa sia, ma un momento in cui veramente definiamo cosa questa chiesa può essere per Genova nel prossimo anno. Quindi il fatto di partecipare non è qualcosa che non è qualcosa che puoi fare o non puoi fare. Se fai parte di questa chiesa, partecipa, perché è esattamente il momento in cui ti viene chiesto di dare la tua opinione, essere partecipe e essere veramente il carburante di questa chiesa, ed è importantissimo. Elena? Poi 31, io pensavo che scherzasse, invece avevo un vero dubbio. La giornata stamattina era la prima, e quando uno fa la colazione con la grappa, succede una cosa. Dice una domenica, direi che quindi domenica 30. Pensavo che scherzasse, invece non scherzasse. È l'ultima domenica di gennaio, comunque, segnatevelo. Vedendo, non è come una riunione di condominio. Io tutte le volte che lo dico, a parte che anch'io detesto le riunioni di condominio, ma tutte le volte che lo dico penso, in realtà la riunione di condominio è condominio, cioè ci vado perché è anche roba mia, condominio. Qui ci vado perché parlo della roba mia. Lo so che poi lo stile è un po' che spesso è quello che è, ok? E qua ci vengo a parlare della roba mia, cioè è una riunione di condominio. È come dovrebbero essere le riunioni di condominio, ok? In cui la gente viene e ha veramente voglia, piacere, non di litigare, discutere, ma di chiacchierare di cosa, come faremo con questa roba che è anche mia, ok? Per cui ecco il concetto, il discorso di questo incontro, per cui veramente vorremmo che tutti fossero presenti. Se non hai voglia di essere presente, quasi quasi verrebbe da dire allora non venire, perché è roba tua, se non ti interessa è roba nostra, se non ci interessa, ecco qual è l'idea. Non è l'assemblea, diceva vabbè ci tocca, vabbè però fatela breve, no, la facciamo quanto dura, quanto serve la facciamo, perché è roba nostra, noi vogliamo stabilire bene che cosa ne faremo. E quando abbiamo stabilito, mentre stabiliamo cosa ne faremo, visto che è roba nostra e soprattutto stiamo amministrando la roba di Dio, per cui è nostra tra virgolette, ok? A maggior ragione quando stiamo lì che pensiamo, diciamo ma è così che farebbe Dio, è così che vorrebbe Dio, perché alla fine i soldi sono suoi, la sala è sua, il nostro tempo è suo, ok? Ecco qual è il concetto guida. Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate, e cioè il momento in cui potete fare qualcosa anche voi. È bellissimo, lo so che per quello che ve lo dico, ok? Adesso, come è duopo e tradizione, dopo il 6 gennaio si smontano gli abbellimenti e gli adorni natalizi, per cui avrò bisogno di due persone che, mentre noi tiriamo fuori le scatole, eccetera, smontino l'albero, le palline, disassemblino l'albero. E poi ho bisogno di due persone che con la scala vadano su e levino, sgancino queste cose e poi le mettiamo nella scatola. Mentre queste 4-5 persone fanno questo, gli altri di noi, alcuni tirano fuori le scatole, sistemano, alcuni sanificano,
come ci chiede la legge, con il materiale fornito là, tutte le superfici che avete toccato. Per cui maniglie, davanzali, le seggiole, qualunque cosa. Per favore, chi non ci dà una mano a togliere gli addobbi, sanifica quello che ha toccato e pian piano impiliamo le seggiole da quella parte della sala. Chi sono le due persone che si occupano dell'albero? Facciamo voi due, grazie. Chi sono le due persone che prendono la scala, salgono, scendono? E tu mi dirai, Gianni, non c'è neanche bisogno della scala, è vero. Simone e Gabriele, grazie mille. E gli altri di voi, per favore, mentre Giorgia e io tiriamo fuori le scatole per l'albero, sanificate a dovere tutto ciò che avete toccato. Grazie mille e ottima domenica.